che mi dà la sensazione di avere degli spazi immensi intorno a me. Mi calma molto. Collegati sono gli amici del progetto Una Vela per Tutti, un progetto che ha ormai qualche anno di attività alle spalle e che ha ottenuto grandi risultati portando alla vela chi ha problemi di qualunque tipo, soprattutto un disagio mentale. Ecco, e allora, intanto parliamo con Jessica Grelloni, che è una delle coordinatrici, lo vedete in prima fila in questo incontro. Avete festeggiato una stagione veramente straordinaria. Ecco, in poche parole, qual è il grado della vostra soddisfazione? Beh, quest'anno è stato un anno di successo, abbiamo ottenuto dei grandi risultati grazie ai finanziamenti di privati che ci hanno dato un bel contributo e quindi siamo riusciti a raddoppiare l'equipaggio. Quindi da 14 persone siamo passate a 28 persone, a 28 partecipanti. E poi siamo riusciti a fare la notte a Porto Novo e soprattutto il successone è stata una settimana in Croazia. E abbiamo portato due imbarcazioni, è stata un'esperienza bellissima, oltre ogni aspettativa. E poi siamo riusciti a fare la regata del Conero, anche qui con quattro imbarcazioni, salendo tutti e quattro sul podio. Quindi, beh, credo che è stato veramente un decennale, perché sono 10 anni di attività e quest'anno l'abbiamo festeggiati proprio alla grande. Speriamo di continuare così anche il prossimo anno. Ecco, allora sentiamo anche Riccardo Refe, perché vorrei sapere, anche per chi non vi conosce, com'è nata l'iniziativa e a chi si rivolge. Siamo partiti 10 anni fa. Siamo partiti 10 anni fa, inizialmente con un gruppo limitato di ragazzi disabili, e poi negli anni siamo cresciuti e abbiamo iniziato 5 anni fa la collaborazione con il Centro di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Territoriale, con il direttore Massimo Mari. E da lì abbiamo incrementato ancora, aumentando il numero delle barche e anche sviluppando tutto il progetto, come ha detto Jessica, con la Croazia, eccetera, quindi aumentando sempre gli utenti. Ecco, voi che tipo di riscontro avete avuto in questo vostro viaggio con persone di questo tipo? Trovate una reazione molto positiva? Beh, sicuramente abbiamo anche fatto una testistica, ma abbiamo anche con gli operatori visto la situazione all'inizio e poi alla fine. E la cosa che rimane più impresso è che i ragazzi sono tornati a desiderare una vita normale, cosa che dentro i servizi un po' ci si cronicizza, no? E invece quando vedi soprattutto i giovani che hanno voglia di vivere, voglia di fare, trovano nuovi obiettivi, nuovi stimoli e trovano una via. Un senso, danno un senso comunque anche alla loro storia, alla loro vita. Questo è un gran successo, secondo noi. E allora chiudiamo con un appello che io credo sia indispensabile, cioè questo tipo di iniziative va aiutato, sorretto con finanziamenti, con attenzione, non è vero? Assolutamente sì, va promosso, va sensibilizzata la popolazione e tutti quanti perché è veramente un arricchimento per tutti. Realizzato anche nello spirito.